Martedì 16 gennaio, bentrovate e bentrovati a Liberi Dentro ed Euradio TV, la trasmissione che fa da ponte tra carcere e città e che tutti i giorni vi fa compagnia con una mezz'ora d'aria. Una mezz'ora in cui parliamo di tante cose. Oggi con Alessandro Masella parliamo di una visita speciale che è avvenuta al carcere Beccaria da parte di Stefano Pioli, l'allenatore del Milan. Alessandro, che cosa è successo? Ciao Antonella e ciao a tutte e tutti. Sì, la notizia di oggi riguarda la visita di Stefano Pioli al carcere Beccaria di Milano. È avvenuta durante le festività natalizie e hanno trascorso insieme un bel pomeriggio. Un pomeriggio in cui l'allenatore del Milan, e tra l'altro anche parmigiano di origini, ha potuto rispondere alle domande dei ragazzi detenuti a Beccaria. E ne è venuto fuori un confronto importante che ha avuto come tema centrale ovviamente lo sport. Uno sport in particolare su tutti, il calcio. Infatti c'erano tra di loro dei ragazzi che vogliono diventare giornalisti e hanno fatto questa confessione al mister Pioli. Pioli non ha avuto remore e li ha invitati a porre delle domande che poi sarebbero state lette durante la conferenza stampa di Empoli-Milan, che si è giocata ormai 2 settimane fa ed è stata vinta dal Milan per 3-0. Ecco, Antonella, se ti va, leggiamo insieme la domanda che questo ragazzo ha fatto a Pioli. Molto volentieri, Alessandro. Questo ragazzo scrive: ciao mister, è molto emozionante parlare ancora con lei. Qualche settimana fa abbiamo fatto tanti paragoni tra il calcio e la vita reale. Volevo chiedere come insegna ai ragazzi a rialzarsi dopo una caduta e se c'è qualche segreto. PS, ma quanto è forte Leao? Antonella, sono d'accordo con questo ragazzo, anche io penso che Leao sia fortissimo, ma considerazioni di calcio a parte, vi leggiamo subito la risposta di Mr. Pioli. È stata una bellissima esperienza anche per me. Cadere è abbastanza normale nello sport, così come nella vita. Per rialzarsi bisogna credere nelle proprie capacità e nelle proprie qualità, con il massimo dell'impegno per uscire da ogni situazione difficile. Quindi bisogna ascoltare le persone che ti vogliono bene, che si sa non sono tante, ma loro ti possono veramente aiutare a risalire. Credo che in queste brevi parole di Stefano Pioli sia racchiuso tutto il senso del sacrificio sia nello sport ma anche nella vita, ovvero tenere duro, crederci soprattutto in se stessi e poi circondarsi, anche se di poche, ma delle persone che più ci vogliono bene e più ci spingono. Ora, prima di chiudere l'editoriale, io mando un pensiero a un ragazzo che ci ha scritto un articolo qualche settimana fa. L'articolo si chiamava Un calcio alle sbarre e il ragazzo era Alex, che io saluto. E quell'articolo si unisce bene a questo argomento, perché anche Alex nell'articolo ha scritto di quanto sia importante lo sport all'interno del carcere, di quanto i valori della disciplina, della costanza siano fondamentali nella vita di tutti i giorni, ma anche in un ambiente difficile come il carcere. E quindi un augurio a tutti a dare un bel calcio alle sbarre. Hai ragione Alessandro, diamo un bel calcio alle sbarre e passiamo dallo sport, che comunque è maestro di vita, non ci dimentichiamo mai di ricordarlo, alla poesia, perché il 31 a Bologna e in tutte le realtà di restrizione, e mi riferisco alle RSA, agli ospedali, è stato diffuso l'esortazione urbana e planetare di Mariangela Gualtieri nell'ambito del discorso d'artista che il comune di Bologna diffonde tutti gli anni a mezzanotte o comunque giù di lì, proprio perché attraverso una voce che si diffonde nell'etere e che parla a tutti. Ecco, ringraziamo sicuramente Mariangela Gualtieri perché prima di mandare in onda il suo messaggio ci siamo sentite e lei ha rivolto un saluto particolare alle persone ristrette e poi anche all'amministrazione comunale, che tutti gli anni decide di parlare soprattutto a chi è in situazioni di difficoltà attraverso dei messaggi profondi e che effettivamente arrivano al cuore. E oggi ascoltiamo Mariangela Gualtieri con Esortazione Urbana e Planetare. Esortazione Urbana e Planetare. Poiché io credo nelle parole, nel loro celeste di parole, nel loro rosso acceso, poiché io credo che possano fermare, sciogliere,
incendiare, dare da mangiare, fare nascere, fare ballare. Allora ecco, vengano a noi le bambine parole, escano chiare e fiere dalle nostre bocche, e con esse parole venga un silenzio di covature, quel silenzio bello di passi e di pace, dove il furore del mondo tace, il furore delle nostre teste malate. Prima che la città fosse città, era tutto respiro diffuso e slargato. Tutto quanto era respirato. Prima che la città fosse città, il selvatico della terra cantava così forte e generava da ogni vita altra vita. Poi edificammo la città coi porticati e le torri, con le fontane, e cuocendo la terra fabbricammo case e mura maestose. E la sola vita che ora c'è nella città è la vita umana, con la sua appendice di qualche albero, qualche animale addomesticato, qualche animale che poi verrà mangiato. E tutta quella vita che era qua prima che la città fosse città, tutta quella vivacissima vita è stata dimenticata. Allora la prima esortazione è: si possa ricordare sempre che ogni nostro soffio è fatto di foglie e foreste, di radici e di stese erbose, e senza quelle sarebbe respiro attossicato, sarebbe da tempo finito il nostro piccolo essere qui. Così in questo anno che comincia appena vorremmo frequentare la scuola superiore dei fiori, degli alberi sapienti, dei pesci, la scuola degli uccelli del cielo, l'alta scuola internazionale dell'acqua da bere, dell'acqua del mare. Vorremmo guardare più spesso il cielo, le nuvole maestose e quel blu steso, e anche l'addensarsi del nero fra le case, e guardare il cielo stellato, e le stelle guardiane delle parole sciolgano il nostro inquieto pensiero. Questo ti voglio dire, che non indurisca il tuo cuore, e quando lo senti indurire, allora pensare che anche il mondo si indura con te, e allora voler riparare. L'augurio grande è che tu possa tornare a casa dentro te, tornare dove hai imparato a balbettare, quando tutte le cose stavano senza nome, tornare a casa dentro te, dove eri nuova e nuovo, e così placare quella nostalgia di non sai cosa. Il mio augurio è di preoccuparti e tremare se pensi di essere migliore, e ricordare che l'ape, che l'ombrico, che anche la formica è più necessaria di te e di me a questo verdeggiare della terra, ricordare che non sei migliore. Lo senti? Tutto sta in attesa di una pietà. Tutto implora una nostra resa. Ti esorto ad essere gentile. Qualunque sia il tuo genere, il tuo colore, la tua età, il tuo nome, sii gentile,
che non serve sbattere e sopraffare, invadere, non serve imperare, potenziare, bastonare, che vincere non significa niente. L'augurio è che le mani, tutte le mani di questa città, facciano al meglio le cose e poi restino a volte inoperose in uno stare contemplante. Che le sere siano sere quando si torna nelle case a respirare in pace e nei letti di questa città il sonno sia quel tesoro occulto in cui la stanchezza giace e si guarisce dal peso. Nessuno stia dentro un fare infelice e quella felicità che c'è e che ci sarà, quei giorni quando si torcono le cose, allora l'augurio è che quello stare infelice porti le sue profondità e da lì, da quel gradino basso, dove pare ci sia meno luce, proprio lì si compia quel passo savio, dove si comprendono meglio le complicate umane cose. E chi fa il pane faccia bene il pane, e chi spazza le strade spazzi con cura le strade, e chi cammina provi in cuor suo un respiro grato per questo aver cura della bella città, e chi fa il caffè faccia il più buon caffè della terra, e si comincia ancora a sentire che c'è, senza dubbio, c'è un bene comune, generale, e che si sta molto bene nel fare bene, nell'avere dentro il pensiero, un pensiero per chi ci sta accanto in questo traversare. Che tu possa proteggere i tuoi e io i miei. Che un'energia viva di salute ci tenga qui operosi, generosi, con la coscienza che questi fragili corpi, bombardati corpi, i corpi naufragati e rotti, quelli bastonati, i violentati, sono tutti tuoi, sono tutti miei. Io mi dico, sii tu a porre la misura. Tocca a te, mi dico, in ogni momento, tocca a te mettere lì un dettato di umanità. Sii anche tu come i pochi che prendono in braccio lo storto mondo umano e guardano la terra come guardare la madre e hanno cura grande dello sventurato, della supplicante, dell'abbandonato. Sii tu, mi dico, non aspettare che qualcuno muova nell'aria un grido, che qualcuno alzi il suo autoritario dito. Innamorarci ogni giorno un amore, che sia albero o luce del mattino, che sia nuvola o bambino, un colore, un canto, che sia il gesto di qualcuno, una faccia, una pietra, una collina, una parola, un boccone. Innamorarci, allora la pace viene da sé e rimane. E dopo aver ascoltato la bellissima poesia, il discorso che ci ha regalato Mariangela Gualtieri, passiamo alla dozza, passiamo al pranzo, cosiddetto pranzo di Natale, di fare imprese in dozza, e ascoltiamo le parole di Maurizio Marchesini sulle imprese che hanno creato FID. Marchesini Group è uno dei tre, anzi direi dei quattro sostenitori di questa meravigliosa impresa, che speriamo possa essere duplicabile, e sentiamo che cosa ci racconta.
occasione per farvi gli auguri. Vi racconto solo un paio di cose. La prima, che credo che vi interessi, che è corretto, come sempre nelle aziende, i soci fondatori continuano a credere in questo progetto. Anzi, stanno cercando il più possibile di allargare, giustamente c'è Guido, la platea di amici che si possono aiutare a questo progetto. Le aziende di base vanno bene, e questa è una buona notizia per tutti, naturalmente, perché ovviamente questa esperienza, ovviamente, molto consolidata, può continuare solo se l'azienda va bene, nonostante le perturbazioni del commercio mondiale, le cose per noi continuano ad andare bene, siamo in un mondo, in una nicchia specifica che gode di buonissima salute, nonostante, vi ripeto, le perturbazioni mondiali. Quindi questa è la prima buona notizia. L'altra, che come ha detto, l'altra cosa che volevo comunicarvi rapidamente, che come ha detto Gian Guido, stiamo cercando di allargare un po' i nostri orizzonti, seguendo anche un po' le indicazioni che abbiamo avuto da quello studio che abbiamo presentato quest'anno. E quindi anche oggi qua ci sono degli amici che sono per noi, per voi, tutti noi utili. Siamo quell'aspetto che viene dopo l'esperienza qua dentro, che è quella di continuare il lavoro, quella di trovare anche un'abitazione, quella di risolvere i problemi della quotidianità. E noi approfondiremo ancora di più, cercheremo di aumentare i nostri sforzi per cercare di aiutarvi ancora meglio, ancora di più nella fase dell'uscita, che, come dire, non si risolve tutto imparando un lavoro e trovando un lavoro. Si fa già un bel pezzo di percorso, ma bisogna fare anche tutto il resto. E la cosa importante è quella che facciamo qui dentro. Qui dentro cerchiamo di fare in modo che non si perda la speranza. La speranza di riprendere una vita normale, di riprendere una vita in mezzo agli altri, di riprenderla con una dignità sociale. Perché noi stiamo cercando di fare questo, è difficile soprattutto per voi. Per noi ce la mettiamo tutta e continueremo a farlo. E dopo aver ascoltato il dottor Marchesini, ascoltiamo anche il comandante del reparto, il dottor Roberto Di Caterino, che ha cominciato fin dagli albori questa esperienza con FID. Ascoltiamo che cosa ci racconta. La prima, non si può, cioè per capire veramente quanto è importante quello che abbiamo oggi, ti dovrei far sedere con me a quei primi, come era l'autunno 2010 o 2009, giù di lì, 2010 direi, quando sembrava che parlavamo di cose lontanissime, assurde, incredibili, invece assolutamente concrete. Una concretezza che si apprezza veramente solamente se si parte da lì, perché quando è tutto, diciamo, sistemato, sembra tutto facile, ce lo dicevamo prima, poi ci vuole tanta pazienza e credo che ne abbiamo avuto tanta con loro e anche noi per sistemarci, abbiamo dovuto farci, ma era proprio l'incredulità di quelle parole che venivano spese a quel tavolo, che poi però un'incredulità che ogni giorno veniva meno, e c'era la scommessa che cominciava a prendere piede. Lo dico sempre, perché se ci dimentichiamo di quel momento, probabilmente ci perdiamo gran parte di tutto quello che grazie a loro è stato fatto. È qualcosa di... E il secondo aspetto è poi la scommessa, quando la scommessa si vince, cioè non solo che si sta andando avanti da oltre 10 anni, perché dal 2012 insomma cominciano, abbiamo anche festeggiato il primo decennale eccetera, ma sta prendendo corpo anche nella, consentitemi, la fase 2, il lavorare fuori. Quindi, e se posso essere autoreferenziale, quanto lo sono sempre, no, il nostro motto dice desfondere spam munus nostro, il fondo della speranza è il nostro dovere. Ma una delle poche cose che, stanti in due, che fioccavano a ogni lezione, sì, no. Cioè, quando mi metteva a due, la professoressa diceva, oggi sei anche più bene. No? Però munus è un dovere, non è un semplice dovere, è un dovere morale. Quindi, grazie a loro, riusciamo, cioè, e mi si mette in gioco, in questa crescita, abbiamo portato 60 persone a lavorare fuori. E secondo me,
anche se può sembrare poco rispetto alle migliaia di persone alla fine che sono transitate in questo istituto, per me a distanza di questi oltre 10 anni è un successo grandissimo. Rieccoci dopo aver ascoltato le parole del comandante Roberto Di Caterino e passiamo a una rubrica che è Parole senza violenza. È a cura di Letizia Lambertini dell'Associazione Senza Violenza e oggi trattano un tema importantissimo. La parola di oggi chiave è rispetto. Ascoltiamola. Buongiorno a tutti e a tutte. Oggi siamo con Paolo Ballarin dell'Associazione Senza Violenza per il ciclo di Parole Senza Violenza. La parola scelta da Paolo è rispetto. Quindi che cosa ci vuoi raccontare oggi su questa parola? Beh, prima di tutto che tutti abbiamo bisogno di rispetto. Cioè ricevere rispetto nella vita non è un di più per ciascuno di noi, cioè qualcosa che può esserci o non esserci, ma è una necessità vitale. E la parola rispetto significa letteralmente guardare con attenzione ed è in questo senso rappresenta appunto un bisogno vitale perché tutti noi come esseri umani abbiamo proprio bisogno di essere guardati con attenzione, di essere visti per quello che siamo. E questo evidentemente soprattutto nei momenti di maggiore vulnerabilità e fragilità, come nell'infanzia, o quando siamo in una posizione di inferiorità o di svantaggio. Abbiamo bisogno di rispetto, cioè appunto di essere guardati, di essere visti, per sentirsi riconosciuti, legittimati e accolti così come siamo. Pensi che in alcune occasioni il bisogno di rispetto possa diventare un rischio, un pericolo? Sì, certamente il lavoro appunto a Senza Violenza anche ce lo mostra, perché per alcuni il bisogno di rispetto può diventare talmente pressante e urgente da diventare una sorta di ossessione. Cioè ci sono delle persone che sono continuamente impegnate a tenere sotto controllo i comportamenti degli altri per verificare se qualcuno manca loro di rispetto o se loro hanno la percezione, no? O il sospetto di essere mancati di rispetto. E in questo caso la parola rispetto assume un significato un po' diverso, cioè può rimandare più all'immagine che quella persona vuole trasmettere di sé che al modo in cui è realmente. E allora c'è forse l'idea che una presunta appunto mancanza di rispetto gli farebbe perdere la faccia di fronte agli altri, di fronte alla famiglia, di fronte al proprio gruppo, e cioè se non faccio vedere che so farmi rispettare, allora ai loro occhi diventerò una persona senza valore, qualcuno a cui si può fare qualsiasi cosa. O forse, diversamente, le due cose possono essere anche mischiate tra loro, questa presunta mancanza di rispetto potrebbe far perdere l'amor proprio, cioè l'idea più o meno consapevole: se qualcuno mi manca di rispetto, allora nemmeno io posso più rispettare me stesso, non ho più nessun valore. E questo appunto, come accennavo, lo vediamo nella nostra esperienza al Centro Senza Violenza, perché può succedere anche nelle relazioni di coppia e evidentemente soprattutto da parte dell'uomo, cioè può emergere un bisogno esasperato di sentirsi rispettato e può succedere che l'uomo quindi pretenda rispetto, confondendo appunto il legittimo bisogno con il diritto di pretendere che la donna si metta al servizio dei suoi desideri e sottostia al suo bisogno di controllo. Ho detto due concetti su cui potremmo fermarci molto a lungo, si potrebbero dire molte cose.
sia dal punto di vista psicologico che sociale e culturale, su questo pretendere e questo bisogno di controllo. Possiamo dire che la storia dell'umanità si è fondata sull'idea di disparità di potere tra uomo e donna, e che nonostante molti cambiamenti evidentemente che sono avvenuti col tempo e con l'evoluzione, questa disparità continua a essere radicata più o meno consapevolmente, sia nella mente degli uomini peraltro che delle donne stesse, e che legittima appunto il fatto che spesso l'uomo implicitamente considera di avere il diritto che la donna sia a sua disposizione per soddisfare i suoi bisogni, e a volte la donna stessa condivide peraltro questo pensiero. Quindi non un senso di rispetto come pariteticità, ma come un dovere di stare dentro questo meccanismo, esatto, cui uno è sopra e l'altro sotto, esatto, e quello che è sopra, esatto, deve avere quel rispetto che chi è sotto deve dargli. Esatto, e peraltro questo rappresenta una trappola per entrambi, evidentemente per chi è sotto che subisce questa disparità di potere, ma è una trappola poi anche per chi è sopra, perché quando emergono le normali fragilità dell'uomo, ad esempio l'insicurezza in se stesso, la paura di perdere la relazione, cose che possono portare ad esempio alla gelosia, l'uomo a quel punto è costretto, si sente costretto ad attivare dei comportamenti proprio per tenere la donna sotto controllo. E anche questo martedì insieme termina qui. Non possiamo far altro che salutarvi e ricordarvi di iscrivere a redazione liberidentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci seguono dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, un saluto dedicato agli amici della Dozza che hanno voluto mandarci non solo gli auguri ma addirittura un dono che è un origami bellissimo. Grazie ancora, è arrivato il momento di ringraziarvi in trasmissione e ci vediamo domani. Ciao.